più comodo. Ok. Allora, ciao Maurizio, grazie per essere con noi, innanzitutto perché per me, come sai, è un onore, perché io sono né più né meno che un'appassionata, non ho competenze, chissà che grandi competenze in acquariofilia, tutti i consigli che mi vengono chiesti, diciamo, li do, ma in base alla mia esperienza e per quello che Certo. ho, diciamo, studiato, tra virgolette, sui vari forum, sui vari blog, insomma, i video che ho visto, però io non è che abbia chissà che competenze, quindi mi fa sempre piacere portare su questa pagina, appunto creata con tutta l'umiltà del mondo, senza voler insegnare niente a nessuno, però mi piace portare persone che invece hanno competenze in campo. Quindi abbiamo visto la scorsa settimana, no, scusate, 2 settimane fa, Ale, che Alessandro approfitto Valenti. qua, saluto Ale, grandissimo amico, grandissimo appassionato, grandissima competenza. Quindi guarda, anche recentemente ci siamo sentiti proprio anche ieri stamattina con Ale che c'era stato un problema con delle carpe e di un laghetto e abbiamo risolto egregiamente la cosa nel giro di un paio di giorni. Quindi anche il confronto fra persone è sicuramente la cosa migliore. Tieni presente che comunque come in tutti i settori, come anche del resto in questo, non si smette mai di imparare. E anzi, Esatto. c'è un famoso detto che dice: più conosci, più sai, più ti sembra di non sapere. Quindi è sempre così. Detto questo, devo farti i complimenti per questa tua iniziativa. Sei molto spigliata e molto brava in video, e questa cosa sicuramente favorisce anche lo scambio di informazioni e il feeling fra tutti quanti. Sei un ottimo trait d'union fra magari chi un po' più vecchietto come me, magari ne ha visto un po' di più. E chi invece, giovani come te, si affacciano a questa cosa con la nuova tecnologia, nuovi modi, e sicuramente tu sei riuscito a captare tutte queste cose. Io innanzitutto saluto tutti, saluto Beppe di Beppe Italia, saluto la Marti, che era mio cliente nel negozio dove lavoravo, saluto tutti quelli che mi conoscono e che hanno piacere di stare qua a sentire quello che diciamo. Io ho fatto una piccola pubblicità nei vari gruppi, nelle varie cose, dicendo che parliamo seriamente di acquariologia ridendo. Esatto. Quindi questa è la cosa, non mi piace far cadere le cose dal lato, io sono molto easy, sono molto semplice se vogliamo in tutte le cose che faccio e mi piace trasmettere questa semplicità perché acquariologia, ecco, vedi, già faccio casino, perché acquariologia è soprattutto semplicità, cioè io non sono un chimico, non sono un biologo. Ho avuto la fortuna però di lavorare con personaggi veramente di alto livello, ho imparato un sacco di cose e le ho anche scritte e niente, quindi mi piace anche trasferire questo mio modo di essere easy a tutti quanti. Qua dietro alzo un attimo, vedete la bottiglia di Coca-Cola, ma lì dentro non c'è Coca-Cola, c'è acqua osmosi. Di Eccoci. fianco, nella vaschetta più piccola, dei Tahnitis Nica Gemme, che sono una decina, gli altri 30 sono in un'altra vaschetta, e di fianco ancora in questa c'ho i miei neon che sono nati l'altro giorno, giusto per la cronaca. Detto A proposito di... questo, dimmi. esatto. No, no, dimmi tu, continua tu. No, dimmi tu, Gwenda, come posso Allora, senti. interagire con le persone più che altro che sono qua, magari vogliono Tu, anche. sì, tu vedi i commenti per caso? Riesci a leggere quello che scorre sotto? Io Se no, leggo io vedo. per te. Guarda, no, leggi tu per me perché sei Ok. molto più bravo di me in queste robe, quindi già l'altra volta abbiamo fatto la prova della diretta e è saltato, c'era indifferita, sembra che parlavo dall'America, quindi lascio a te No, vabbè, il ma bastone del succede. comando. Poi le linee adesso sono intasatissime, sicché insomma non è colpa tua, è proprio l'internet in generale. Allora, senti, io ho dato la possibilità alle persone che purtroppo non potranno essere presenti oggi, perché te sai che. Ovviamente se tu mi darai l'autorizzazione, perché senza autorizzazione non Certo. si va da tante parti, a Certo, te la do pubblicare già qua in poi. diretta, non ti Ok, preoccupare. perfetto, quindi ce Molto contento di l'abbiamo. collaborare con persone che hanno voglia di fare, sono umili, hanno voglia di conoscere e che è la cosa migliore. Quindi a me l'unica cosa che mi sta sulle scatole, quindi te lo dico proprio chiaro a tutto, chiaro, chiaramente, sono i copia e incolla, cioè quelli che non sperimentano, riportano e basta. Invece ci vuole esperienza, ci vuole magari fare i nostri errori. Tutti abbiamo Certo. iniziato con la pianta di plastica e il pesce rosso nella boccia, a vista Esatto. chi magari commette questi sbagli, Anche io. sei indifferita, c'è qualche problema, cosa è successo? No, sì, mi è partito il Bluetooth, non so perché, ma a regola ora dovrebbe essere risolto. Va bene, Quindi, ok. niente, dicevamo, questa diretta poi verrà salvata e verrà montata dal mio fidanzato, che adesso non è in questa casa, è in un'altra casa, e verrà appunto messo su YouTube. Quindi ho dato la possibilità anche a chi non...
può essere presente per motivi lavorativi, certo, universitari, insomma, i più svariati, certo, di poter farti delle domande e a cui puoi rispondere e poi loro lo vedranno, mm-hmm, in diretta. Volentieri. Allora, dal momento che non vedo ancora in realtà domande da chi è attualmente connesso, io partirei già subito con la diretta della persona che mi ha chiesto di fartela. Comunque è proprio un futuro da giornalista, eh? Lili Gruber a te proprio ti fa... No, esatto. Allora, devo essere onesta, perché questa cosa me la dite in tanti. Non è che io sono nata così, via, metto davanti la telecamera e vado. Io in realtà ho fatto dei corsi di cinema, di teatro, quindi, e di recitazione in generale. Quindi non è una cosa mia naturale. Cioè, per me, sì, ora è naturale mettermi davanti alla telecamera e parlare, chiaro, ma no, non è sempre stato così. Insomma, c'è stato un po' di... Un po' di background, ecco. Dai. Ok, va bene. Esatto, perfetto. Esatto. Allora, questo mio amico che saluto, anche se io lo prendo sempre in giro perché... Effettivamente è un mio amico, perché ci siamo conosciuti grazie all'acquariologia, però mi fa: scusa, io non ci posso essere sabato. E allora non sei più un mio, immagino, amico. Davide De Vito, che saluto, che vedrai in differita, e mi ha chiesto, dato che anche lui ha visto i tuoi video, ha letto i tuoi, mm-hmm, articoli, mi dice, gli puoi chiedere per favore qual è l'acquario ideale per i neon? Quindi se ha bisogno di acqua ferma, zone con più correnti, tane, vegetazione, eccetera. Okay. Quindi tutto quello che c'è da sapere sui neon. Allora, mi sembra già in base un buon alle inizio. Mie esperienze, io fai conto che allevo i neon e riproduco la prima volta che ho riprodotto i neon, fai conto, parliamo degli anni 80. Quindi non si ero parla neanche di nata. Ecco, bravo, infatti. Quindi si parla veramente di tantissimi anni fa. Tra l'altro, le prime volte, ero forse alle medie, quindi non dico in che anno, sennò sveniamo tutti quanti, non c'era nemmeno l'acqua osmosi. Per cui loro cosa facevano? Facevano le uova e non nasceva un cavolo, che tutte bianche, mi incazzavo, poverino, e non riuscivo a capire perché. Adagio adagio, approfondendo, studiando, capendo, leggendo, di qua, a destra, a sinistra, facendo ancora un sacco di uova bianche, alla fine sono riuscito a farle nascere. Ma non è finita. Perché poi farli nascere e così dai da mangiare, esatto, e una volta c'era il liquifratto, e una volta c'era quello, e una volta c'era quell'altro. Questi mangiano solo i paraneci e gli infusori che gli passano davanti alla faccia. Detto ciò, in virtù del fatto che io e neon li conosco e li allevo da decenni e non solo da qualche anno, vorrei sfatare la leggenda metropolitana che ci vuole la vasca lunga un metro. Okay. Allora, il neon non è un pesce grandissimo nuotatore. Faccio un esempio: il brachidanio è già un pesce che sviluppa un nuoto notevolmente superiore a un paracheirodon, innesi, asserrodi e simulans. Ok, quindi paracheirodon in genere, le tre specie. Ok, tra l'altro, okay, che non c'entrano niente l'uno con l'altro, perché, mm-hmm, il neon vive meglio a 20 gradi, l'asserrodi e il simulans vivono meglio a temperature più elevate, dai 24 in su. Okay. Detto ciò, se guardiamo anche i video fatti in natura, io lo dico sempre, lo scrivo nei gruppi, da Ivan Mikolgi, che invito tutti ad andare a vedere i video, notiamo che i neon in natura non nuotano in gruppi fitti, ok? Ma nuotano in gruppi medio sparsi, ok? A ridosso degli ostacoli. Quindi, anche in acquario, se noi li teniamo in una vasca normalmente piantumata, eccetera, io direi a partire dai 40 litri su, dai 40 litri in giù, insomma, mi sembra che stia un po' strettini, ma dai 40-50 litri in su non hanno problematiche, perché sono prevalentemente animali statici. Tanto è vero che se, nel momento in cui loro si sentono a proprio agio, spesso hanno dei comportamenti litigiosi. Cioè, cosa succede? Si ripaiono dei piccoli territori che sono adiacenti l'uno all'altro, in modo tale che se arriva un pericolo vanno a ricompattare, andate un po' più lontano che non si vede, vanno a ricompattare il gruppo, perché come anche, okay, ho scritto in quello, nel mio blog, allora, se siamo in 100 e arriva, dico un lucio, non c'entra niente perché non è in Sud America, ma se arriva un predatore e siamo in 100, beh, non è che becca proprio me, magari becca te, Gwenda, cioè voglio dire, ma se sono, certo, solo io, ma se sono solo io, il lucio mi becca di sicuro. Per forza. Quindi, diamo un'occhiata a come vivono in natura, da lì capiamo se sono grandi nuotatori o magari sempre che vivono in grandi spazi, perché poi non dimentichiamo che la natura è una cosa e l'acquario è un'altra, ma non è indispensabile per farli stare bene, ok? Indispensabile per farli stare bene è l'alimentazione, l'acqua pulita, i giusti parametri. Sono comunque pesci che, sebbene possano vivere anche in acque medio dure, se li teniamo un pH magari dal 7 in giù, che è una durezza dal 10 GH in giù,
sicuramente abbiamo una migliore reazione degli animali riguardo alla longevità, colori, patologie, ok? Sempre in gruppo, perché non è che è detto che devono fare le sardine, devono stare in gruppo. Per cui, secondo me, la vasca ideale per i neon è dai 40 litri, 50 in su, piantumata, molto piantumata, chiaramente l'alimentazione, non hanno grossi problemi di alimentazione, con pH da 7 a scendere, con un GH dal 10 a scendere e possibilmente con acqua cambiata. Chi vuol fare acqua scura, acqua ambrata, eccetera, può farlo, ma ricordiamoci che ormai in Amazzonia il neon è diffuso molto, come del resto il cardinale. Allora, il cardinale è originario del Rio Negro Orinoco, ma siccome li hanno importati a Manaus decine di anni fa, questi sono scappati, si sono un po' diramati un po' per tutta l'Amazzonia. E non dimentichiamoci che in Amazzonia non esistono solo acque scure. Se voi andate a cercare anche su YouTube Amazzonia, fiume, Amazon River o comunque dei riferimenti di questo tipo, vedrete ci sono acque cristalline dove nuotano petitelle, cristelle e altri piccoli caracidi che vediamo normalmente nei nostri acquari. Altra cosa, altra differenza, il neon a temperatura, questo è importante. Se li teniamo sempre di sopra di 24-25 gradi, hanno problemi. Cosa succede? Nel senso, riducono la longevità, perché noi, diciamo, alziamo il loro metabolismo. Riguardo a paracheirodonnesi, attenzione, non gli altri, perché sono di differenze abissali. Cioè, dire paracheirodonnesi e dire paracheirodonnesi è come dire umani e gorilla. Okay. Non c'entra una pizza geneticamente. Okay? Okay. Detto questo, il neon vivono in Sud America, sia in acque chiare, sia in acque scure, così come i cardinali, perché ormai sono diffusi un po' dappertutto. Solo che i neon è meglio, magari in inverno, tenerli a temperature relativamente più basse. Loro nascono a 20 gradi. Quest'anno io avevo i piccoli a 19,5, c'è il documento tra l'altro su YouTube, se lo guardate, dove ho misurato con il conduttivimetro e mi dà la temperatura 19,5. Per cui sono pesci d'acqua temperata. E addirittura io li ho tenuti fino a 16-17 gradi, cosa che magari non consiglio di fare, ma sicuramente possono tranquillamente resistere a temperature superiori ai 15-16. Gli allunghiamo la vita, perché loro, essendo sangue freddo, più la temperatura è alta, più si velocizza il metabolismo. Certo. Questo è in linea di massima quello che posso dire per quanto riguarda il paracheirodon innesi in particolare e paracheirodon in generale. Se vuoi approfondire qualcosa, se hai altre domande o... Questo Davide De Vito che mi fa gli scherzetti si è connesso, cioè mentre parlavo non ho detto niente per non disturbarti, però si è connesso nel frattempo, quindi basta, ufficialmente non è più mio amico Davide, mi dispiace, la nostra amicizia finisce qui, tra l'altro è anche più piccolo di me, guardate, veramente sono senza parole. Allora mi ha detto che lui dedicherà un 70 litri lungo 90 centimetri ai neon, molto piantumato, con acqua chiara. Quanti ne metto? 12, 15? Allora, anche lì. Allora, il fatto della quantità di pesce, quanti per litro, eccetera, bisogna prima di tutto capire che tipo di pesce abbiamo. Cioè, faccio l'esempio. Un acquario da 100 litri sarebbe strettissimo per 10 scalari dai 10 centimetri. Esatto. Strettissimo, cioè 100 litri per due scalari è poco. Guardiamoci in faccia. Primo, perché lo scalare va levato in branco, quindi va messo in gruppi di giovani e fatto crescere, minimo 6 esemplari. E lo scalare si parte dai 120-150 litri in su. In un 90 litri tu di neon, ma ne puoi mettere anche 50. Dipende poi chiaramente da A, quante piante hai che contribuiscono all'eliminazione degli azotati. B, quante volte fai il cambio dell'acqua? Ovvio, certo. Se metti 50 pesci e cambi l'acqua una volta all'anno... È un po' un problema. Boh, non lo so, quindi cosa chissà succede. Chissà cosa succede. Ma se fai un 20% un paio di volte al mese, se non di più, è chiaro che ne puoi mettere tanti. Loro, se sono in tanti, non hanno problemi, assolutamente. Ma non so, cioè, detto così, io ne metterei... 20, 25, un bel gruppetto. Io di là adesso ne ho nella mia vaschetta, cioè la parte inferiore del mio acquario ruscello, ho dentro i piccoli che sono 20, 25, più c'è una trentina, tanto per dire, ed è un 80 litri. Okay. E si menano ogni tanto, soprattutto i maschi si randellano. Non si fanno niente perché sono più che altro forme di combattimento, ma
dove non vanno a farsi male. Cioè, nonostante l'apparenza, anche citrini e caracidi, ogni tanto di genere cerbiciato, gli unici che spesso fanno dei danni sono i fessobri conserpae, che sono un altro genere di caracidi. Loro si fanno, ogni tanto si fanno anche le pinne. E ecco perché io generalmente sconsiglio questi pesci, seppur bellissimi, da un profondo colore rosso, di inserire, perché possono assumere dei comportamenti relativamente aggressivi. Attenzione, perché una cosa importante che voglio dire, in generale, perché a me, per dire, gli scalari mi mangiano i neon e a te, Gwenda, non te li mangiano? Perché gli animali hanno il 50% del comportamento stampato nel DNA. L'altro 50% è acquisito da le varie variabili che gli contornano, habitat, alimentazione, compagni, certo, e via dicendo. Ma quello vale anche per noi. Ovviamente. Ma per tutti lo scalare non mi ha mai fatto niente. Io tengo uno scalare solo, io tengo lo scalare in 30 litri. Sì, ma puoi anche andare in autostrada a 300 all'ora, se più il sassolino te ne vai a fan bagno. Cioè, devi andare a 130 in autostrada, quella è la regola. Allora, esatto, si parla di regola generale in modo tale che nessuno poi abbia rotture di palle. Poi, se ognuno di noi vuole farsi la fantasia per i fatti suoi e riesce, l'importante è che il pesce sta bene, alla fine. Anche se ci sono dei modi più facili di farli star bene e chiaramente altri invece dove puoi avere una percentuale maggiore di problematiche. Per esempio, forse tutti non sanno che l'icchio, il puntino bianco, in acque relativamente acide, quindi pH 6,5 in giù, ha più difficoltà. Ok, questo perché lo sapevo. Perché la cellula ha bisogno di calcio, quindi meno calcio trova, generalmente in acqua acida, in acqua tenera, no? A parte le eccezioni, ma non stiamo parlando di eccezioni, stiamo parlando di regole. E quindi lui si trova un po' più in difficoltà. Ciò non è detto che se i pesci di tenero pH 6 non prendono vite. Attenzione, perché poi dipende anche dallo strato di muco. Come ho già fatto riferimento in un altro video che ho fatto, l'icchio individua i pesci attraverso gli enzimi emessi dalla mucosa danneggiata. Come si danneggia la mucosa? Semplice, pH sbagliato. Per esempio, gli NO alti, gli NO2 alti, scusami. Non so, un pesce che lo morsica, situazioni di stress generale. Perché tanti anni fa, voi non lo conoscete, ho assistito a una conferenza con il dottor Mosconi, che era ittiopatologo dell'Euroacquarium di Milano ai tempi, no? Cioè, Uno qualunque, esatto. E ha fatto proprio vedere che se un pesce ha la mucosa sana, quindi spessa, ok? Spessa, la cellula di icchio, tomonte, però come cavolo si chiama? Io non sono scienziato. Comunque, la cellula acquatica dell'icchio che va a beccare il pesce, se trova una mucosa spessa, rimane inglobata. E se non trova la pelle, che è vascolarizzata, e dove questa cellula si nutre dei tessuti epiteliali e dei liquidi organici, rimane avviluppata nella mucosa, non riesce ad arrivare alla pelle, il suo ciclo di vita si interrompe. E se entro 24-48 ore non trova un ospite su cui nutrirsi, ovviamente la cellula muore. Certo. Attenzione, perché anche col retino danneggiamo la mucosa, eh? Esatto. Ok, quindi questa è una cosa generale. Allora, vedo delle tantissimissime domande, ci faremo le 8 probabilmente di stasera. Allora, spero di essere stato abbastanza esaustivo con Davide, giusto? Correggimi. Con Davide, sì. Ok, perfetto. Che ringrazio per essere qua con noi. Sì, non ho capito, perché poi mi ha scritto, adesso devo andare, perché io con un occhio guardo te, con un occhio guardo i commenti, vabbè. Bravo, non abbiamo capito se c'è o se non c'è. Ne hai 4 di occhi, così riesci a vedere. Almeno li uso, esatto. Brava, ottimo. Allora, vabbè, Giuseppe Tarantino ha detto che mi ama, quindi a questo punto io sono a posto dalla vita, posso ciao, andare Beppe, via. Ciao buongiorno! Ci chiedono, allora aspetta, però avevo trovato qualcos'altro sui neon, quindi almeno rimaniamo lì, proprio di Beppe, scusate, eh. Ok, allora Beppe dice, ok Maurizio, concordo sui litri, ma nuotando in branco, non credi che sia anche importante la lunghezza della vasca? Perché penso che se sono 120 litri, ma a cono verticale, non credo che ci stanno tanto. Beh, ovvio, allora, prima di tutto, allora, ovviamente, questa è ovvio, un'osservazione ultra giusta. Allora, il concetto è che, prima di tutto, bisogna capire, anzi, bisogna sapere che le dimensioni migliori
per dare modo ai nostri pesci di vivere meglio è, a prescindere dalla lunghezza, che può essere lungo più o meno, però meglio lo sviluppo in lunghezza ovviamente, ma la profondità deve essere uguale all'altezza, o addirittura meglio più profondo che alto. Perché in questo modo noi, primo, diamo modo alla luce di penetrare meglio, quindi di fare tutto il processo fotosintetico che ci consente anche la riduzione degli inquinanti, fosfati, nitrati, nitriti e quant'altro. Tant'è vero che in vasche molto piantumate, spinte, con tanta luce, CO2, i nitriti non si formano perché, come si forma una molecola di azoto, le piante se la pappano. Detto ciò, quindi, mi riaggancio all'osservazione di Beppe e dico che è antitetico fare una vasca più alta che profonda, cioè lasciando stare a acquari in casa che fanno in America, che è una tavanata galattica, non so se avete mai visto, che fanno quelle robe lì. Lasciamo perdere, dentro i televisori, dentro i frigo. Qualunque tipo di vasca, prediligete che l'altezza sia uguale alla profondità. Mm-hmm. Purtroppo negli acquari commerciali questo non viene rispettato per n.000 motivi. Ok, però se dobbiamo farlo per i fatti nostri, mi raccomando, la profondità, anche perché in questo modo, se vogliamo fare dei layout carini, stradine, alberelli, che sono tanto in moda adesso, abbiamo la possibilità di farlo. E in più abbiamo una penetrazione luminosa che chiaramente è maggiore rispetto a un acquario più alto che profondo. Esatto. E questo è un vantaggio in generale. Ovvio che, attenzione poi, pesci, i neon, quando stanno bene e si sentono a loro agio, non nuotano in branco. Si ritagliano dei piccoli territori, come ho detto prima, adiacenti l'uno all'altro. Voi, se stanno bene, quando hanno paura, invece, come ho detto prima, si avvicinano. Brava, esattamente. Ecco perché in negozio noi li vediamo sempre fitti, fitti. Sì. E quando invece sono tranquilli, non nuotano in sciami fitti. Ma, ripeto, è visibile anche nei bellissimi video di Ivan Nicolgi fatti in natura sui Paracheronax errodi. Cioè, vediamo addirittura dei neon che si vanno per dei cardinali, scusate, si vanno per i cazzi, cioè per i fatti loro. Sì, ma tranquillo. Ok, va bene, tanto siamo tutti maggiorenni. Sì. Lo potete vedere anche nei vostri acquari. Cioè, io non sto dicendo cose, cioè, lo vedete voi nei vostri acquari, i vostri cardinali non sono come le petitelle, dove invece loro sì che hanno un nuoto spesso sincrono e girano sempre insieme. Tra l'altro, questa osservazione mi è stata anche confermata da Eiko Blair, che lo conosce tutti, Eiko Blair, sapete chi è? Io, meno, no? Io l'ho visto a Piacenza quest'anno. Bravo, ok. Eiko Blair è uno che anche lui va in giro a vedere i pesci, e ha una mia affermazione sulla mia pagina, dove dico che gli Hemigrammus bleri, attenzione perché petitella, esistono tre specie, petitella georgiae, anzi muso rosso, attenzione, petitella georgiae, Hemigrammus bleri e Hemigrammus rhodostomus, che hanno comportamenti similari, ma non c'entra una mazza come per il paracheirodon, sono tre tipi di paracheirodon che non c'entra una mazza uno con l'altro. Noi in genere abbiamo tendenzialmente Hemigrammus rhodostomus o Hemigrammus bleri, più frequentemente Hemigrammus bleri. Detto e confermato anche da lui che sono fra i pochi pesci a mantenere anche in cattività, in acquari di medie dimensioni, quindi dai 100 litri in su, a mantenere un comportamento di branco, di banco, di nuoto sincronizzato. Io avevo dei cardinali in un 240 litri tempo fa in negozio, chi viene in negozio da me lo sa, dove i cardinali stavano a una spanna l'uno dall'altro, proprio distanze di questa grandezza qua, in mezzo alle valise nere con dei Pterophyllum altum, con altri pesci, eccetera. Le petitelle erano sempre insieme e sembrava di vedere le sardine. Quindi ecco perché dico che per le petitelle ci vuole un minimo dagli 80 litri in su, perché loro sì sono dei grandi, ma perfino i Corydoras, ragazzi, voi non sapete, i Corydoras hanno una potenza di nuoto che noi ce lo sogniamo. Cioè, ce lo sogniamo. Noi li vediamo belli placidi di giorno, sono tranquilli, eccetera, ma se loro vogliono, sono in grado di risalire cascatine e robe varie. Io l'ho visto ho visto il tuo avendo, video. Avendo appunto uno stream, riesco anche a capire queste cose, come ad esempio i pesci memorizzano il territorio. Questo io è fantastico. Io ho dovuto fare della manutenzione nella parte superiore del mio acquario ruscello, nello stream che ho. Ho dovuto spostare tutti quelli che hanno preso luogo nelle fossettine, che tu avrai visto probabilmente nei miei video, li ho dovuti spostare nella parte bassa, no, vanno in asciutta e loro me li saluto. Quindi non è certo quello che vuoi, io solo se mi muore un pesce mi gira le scatole. Ho fatto la mia manutenzione, ho sistemato, devo mettere silicone, l'abbonato, bla bla bla.
ho riempito l'acqua, tempo 30 secondi, sono ritornati nella loro posizione. Cioè, i pesci memorizzano, ma lo vedete anche in natura. Io ho la fortuna di fare anche fly fishing, quindi pesca a mosca, quindi sono un po' un esteta della pesca, perché quando peschi in questo modo devi guardare quello che vola, devi vedere quello che c'è sotto l'acqua, devi vedere la corrente come gira. E quando prendi un pesce e lo rilasci, se torni dopo, il giorno dopo, è ancora lì. Spesso, soprattutto, sto parlando di trote, chiaramente, sono animali territoriali. Ora stiamo un po' divagando. Però questo per dire che, e confermare che, i neoni e i cardinali non sono grandi nuotatori. I grandi nuotatori sono i danio, i barbus, molte specie di barbus, anche solo i conconius, i tetrazona. I nigro fasciatus, i titeia di meno sono territoriali. Tra l'altro, i titeia, colgo l'occasione per dire che svolgono cure parentali indirette. Cosa succede? Il maschio si occupa un territorio, chi entra lo mena. Quindi, se è fortemente piantumata quella zona, tipo con acicularis, una femmina va lì e fa le uova, sono piccolini, chi si avvicina lui li pesta e facilmente sbucano poi a vanotti. Ecco perché è relativamente facile. Insomma, abbiamo dei micro predatori, quali il tuobetta, quali i roan, piuttosto che Guarda, scalarini, altre robe, trovarsi dei titei in giro per la vasca, cosa non improbabile. bene, Niente, io tanto divago, benissimo. quindi vabbè. No, ma va benissimo, va benissimo. Allora, ho visto prima una domanda che ora ovviamente ho riperso di Dani Busca, eccolo, Dani Busca 22. Ciao Maurizio, come poter prevenire la malattia del buco soprattutto nei rami rezzi? Quanti ce ne potrebbero stare in un acquario da 100 litri? Allora, bella domanda anche questa, perché ci sono molte notizie varie. Io parlo per esperienza personale. Allora, premetto una cosa. Se parliamo di rami rezzi, posso andare avanti stasera fino alle 8, quindi attenzione, preparatevi, con la merenda, i panini e tutto quanto. Allora, vi spiego brevemente, no? Perché poi tra l'altro, ovviamente ci Tanto sono anche poi il video lo monta Lorenzo, nel le... senso Vabbè, per io. fatti suoi, quindi giusto. Detto questo, molti mi criticano, a volte mi danno del supponente perché magari, ripeto, a me copia in coscia, fammi vedere quello che fai, fammi vedere, fai delle foto di quello che fai, tu tieni nell'acquario marino, fammi delle foto che tieni, se no non ci credo a quello che mi racconti Parole, parole perché, al bravo, vento. esatto, parole, parole, parole. Allora, io prima di capire i rami rezzi, così lo sanno un po' tutti, ci ho messo 5 anni di insuccessi, di problemi, di pesci morti. Io a quel tempo, erano quindi fine anni 90, eccetera, lavoravo in una serra, ho lavorato 2 anni in una serra di importazione, li faccio arrivare un po' dappertutto, da Israele, dalla Florida, tedeschi, Repubblica Ceca, con i quali comunque mi sono trovato meglio di tutti, quindi rami della Repubblica Ceca mi sono trovato bene. Per un motivo o per un altro, mi schiattavo una roba o un'altra. Vabbè, alla fine ho capito che i RAM non sono per acquari di comunità. I RAM patiscono una competizione alimentare, quindi se mettete 10 cardinali con una coppia, state attenti a come li alimentate perché i cardinali facilmente si fottono tutto quello che c'è di mangiabile, sono più veloci e i RAM sono più babbi. I RAM devono mangiare spesso, i RAM devono mangiare variato, quindi dalle larve di Chironomus, dal Chironomus ai piselli, quindi con tutto l'annesso e connesso. I RAM devono mangiare tanto. Una volta ho dovuto togliere 5 betta nella mia vasca da 120 litri perché non facevo mangiare, come dicevo io, 15 rami rezzi. Cioè, io sparpagliavo Chironomus artemia, alla fine i betta erano grandi il doppio di Roan, oggi che si è mangiato Bastardo. la lumachina, e i RAM non mangiavano come dicevo io. Per prevenire la malattia del buco, quindi, prima cosa, acqua pulita. Rami rezzi sono sensibilissimi ai batteri, sono sensibilissimi a tutte queste cose, quindi cambiare l'acqua almeno il 20%, direi una volta a settimana. Nutrirli bene, che vuol dire dare supporto alimentare almeno 3-4 volte a settimana di surgelato variato, potrebbe essere Isis, Chironomus, Artemia, eccetera, coadiuvato da verdura, magari bollita, broccoli, spinaci, piselli, tutto quello che vogliamo, e un buon mangime granulare per discus. Ok, allora dobbiamo sapere che i flagellati sono sempre presenti nell'intestino dei pesci, ma quando calano difese immunitarie è un po' come la nostra herpes, no? Si viene fuori quando siamo stressati. Lo stress da cosa può arrivare? Da valori ambientali non ottimali. Fermo restando che ho avuto nascite e riproduzioni di rami rezzi a pH 7,4 e a 7,8 kH in acqua di rubinetto di Milano, fermo restando questo, chiaramente in teoria non andrebbero tenuti lì.
Ma siccome faccio dei cambi della Madonna tutte le settimane, forse era quello che contribuiva al fatto di farli stare bene, fermo restando la grande abbondanza di cibo che gli dai. Però generalmente, dominio in pH sotto 7, GH sotto 10, nutrizione abbondante e cambi dell'acqua molto molto spesso. Okay. Attenzione ai compagni di vasca, perché se abbiamo pesci veloci, qui tutti gli dicono i cardinali. Sì, i cardinali vivono anche loro in Amazzonia, forse anche in stessi ambienti dei ramirezzi. Ma in acquario, ragazzi, vostri danni con 10 cardinali, una coppia non vede, non vede un pallino di mangime. Ah. E mi raccomando, il surgelato, quando li acquistate, i ramirezzi, siccome sono in negozio, siccome in negozio non c'è il tempo di curarli come a casa, gli sparano 4 fiocchetti. Ora, per i ramirezzi, i fiocchetti sono come per noi le patatine aperitivo. Ok? Detto fra di me. 10 giorni di congelato tutti i giorni. Chironomus artemia, Chironomus artemia, si rinforzano, stanno bene, passiamo ad agio a dare anche il resto, non deve essere solo quello, ovviamente. Certo. E quindi in questo modo si può prevenire, ma è sempre in agguato, per esempio se si stressano troppo in riproduzione è facile che possano sbucare. Si curano ovviamente, come sappiamo tutti, col Flagyl. Io in genere uso una pastiglia sui 20 litri per 3-7 giorni in vasca di quarantena a 31 gradi. Perché attenzione, se fate il Flagyl a 28, non è la stessa roba. Mm-hmm. Perché è oltre i 30 gradi che i flagellati hanno difficoltà, addirittura muoiono. Quindi se noi diamo il medicinale, mettiamo a temperatura alta, in automatico li andiamo a combattere. Se noi li teniamo a 24 gradi, è chiaro che se mettiamo il Flagyl pure una scatola intera, non è che faccia più di tanto. Però, ecco, prevenirli, dobbiamo cercare di farli star bene a ogni costo, perché poi quando li beccano spessano delle recidive. Mm-hmm. E quindi non è una roba bella, il flagellato è una bella rottura di scatole per tutti i cicli in generale, scalari compresi. Ok? Esatto. Ma dipende spesso da nostri errori di sottovalutazione di esigenze alimentari. Perché, faccio un esempio, anche i nostri bellissimi guppi, che sono tanto carini, ma i guppi in natura mangiano larve di zanzara. Cioè, tutti i giorni mangio larve di zanzara e alghette. Larve di zanzara e alghette. Insetti, usciarini. Ragazzi, ma come possiamo pretendere di tenerli con 4 fiocchi? Esatto. Tenerli bene? Sì, magari mi aiutiamo, possono starci bene alcuni anni, ma non è la stessa roba. Quindi, quando anche loro li acquistiamo, magari una bella botta di mangime congelato, li pompiamo un attimo, li facciamo stare un po' meglio, magari evitiamo... Con questo non è che si esclude, quindi non è che sto dando le ricette della Bibbia che fate così, tac, schiacchiamo le dita e tutto va a posto. Ma magari diamo delle chance in più per stare meglio. Quindi non sottovalutiamo mai l'alimentazione. Anche negli esseri umani è così. Se mangiamo sempre pane e salame, alla fine ci viene infarto a 40 anni. Se invece riusciamo a variare e dare un'alimentazione più equilibrata, ovviamente anche noi ne giochiamo. È lo stesso i pesci, non è che cambiano tanto. Cioè, esatto. No, perfettamente. E poi soprattutto quando vengono fatte domande sulle malattie, no? Che a me a volte mi domandano, guarda, poi vabbè, a me chiedono soprattutto di beta perché la pagina è incentrata sul beta. Sì, beh, ovvio. Il beta ha questo, il beta ha quest'altro. Più che altro, io quello che dico sempre è prevenire è meglio che curare. Quindi, cioè, è inutile che mi chiami in beta in acqua fredda, diceva, come mai secondo te, cioè, perché quando li curiamo siamo già in ritardo. Tra l'altro ti faccio i complimenti per il tuo ROA, 2 anni e mezzo. Sì, veramente top, grandissima. Sono molto arrabbiata, molto arrabbiata con lui oggi, guarda, veramente. Vabbè, ma ce lo diciamo fra me e te, dai, non è un problema. Però complimenti, perché è veramente un bellissimo soggetto, 2 anni e mezzo, è un vecchio, è un Matusalemme. Quindi chapeau, insomma, detto questo. Grazie, ma poi è il mio primo, quindi cioè, sono proprio contentissima perché no, come è stata primo... Bravissima. Ma sicuramente avrai seguito Beppe e Ale, che sono veramente... Ho seguito Beppe, sì. Io come ho iniziato a voler un beta, prima di prenderlo mi sono iscritta subito a Beta Italia, ho iniziato a chiedere consigli, infatti la cronologia del gruppo poi chi vuole può andarla a vedere, cioè ci sono io che ho la vasca che non, all'inizio non mi partiva, insomma diciamo che proprio sono stata seguita passo passo da loro, quindi tutto quello che so è grazie a loro. Certo. Allora, abbiamo un'altra domanda di Sabrina Covelato, ci chiede, ora io farò una gaffe perché non so come pronunciarlo, però hai mai avuto esperienze di allevamento con i Petia Conconius? Allora, il Petia, allora, quello è un problema. Se perché... sì, qual è il tipo di vasca più adatta, ci chiede. Perché, allora, mi devi dire
quali sono i... Io non li conosco come Petia, forse li conosco con altro nome, sono un po' vecchietto. Ok, Quindi vediamo se bisognerebbe magari ci capire, risponde. esatto, Vediamo. bisognerebbe un attimo capire la specie. Se è il vecchio Barbus conconius, quelli ti so dare vita, morte, miracoli, quello non è un Ok. problema. Se invece è un altro conconius, qualche altra specie, sinceramente non lo so. Dovrei andare a vedere un attimo su Google, vedere il paragone, se magari qualcuno ci può aiutare. Chiedo Ok. scusa, in questa defaillance, ma c'è una certa No, e quindi figurati. qualcosa mi può sfuggire. Volevo dire una cosa a Joel Aquatic, che vedo mi sta, Aquascaping, scusami, che mi sta mandando le domande, però mi arrivano una frasina sola. Quindi non me le mandare le domande, mandamele sotto nei commenti così faccio prima. Andiamo avanti. Allora, malattia del buco l'abbiamo detto adesso. Mi chiedeva Stefano Girardi. Se ci spieghi come, tra virgolette, trovare lo strato di muco nei pesci, perché non l'ho mai notato. Allora, è molto facile. Bellissima questa. Fantastico. Chiaramente se lo fai sul neon lo bruci, ok? Però basta prenderli in mano con le mani asciutte, quella specie di viscido che ti rimane addosso è il muco dei pesci. Gliel'hai tolto e quindi praticamente l'hai ustionato, come se il nostro Esatto. primo strato di pelle ci fosse stato tolto. Esatto. Ecco perché, per esempio, è buona norma prendere i pesci con le mani bagnate. Con le Certo, mani bagnate o ci non prenderli insegneranno affatto, con... se Ovviamente, fosse o, te li pre... possibile. o magari vabbè, se sei costretto a prendere il correttino, li prendi. Sì. Chiaramente il correttino fa sempre meno danno piuttosto che con una mano asciutta. In Certo. genere con la mano bagnata si evita questa cosa. E comunque quel muco che trovate addosso, andate in pescheria e prendete un'orata e l'accarezzate, quello che vi rimane addosso è il muco dei pesci. Esatto. Quello serve a proteggere la parte interna dell'epidermide dai fattori ambientali esterni. Esatto. Facilmente. Non fatelo sui neon, L'eregrini? mi No, raccomando, se è no, una roba sì. piccola, cioè, vi Andate in danneggiate non da pescheria e poco. iniziate a accarezzare tutti i pesci che Bravo, esatto. vengono. Qualche branzino, due sogliole. L'Elegrillo 85 fa una domanda che mi spaventa, però te la faccio lo stesso. Better Ramirez insieme. Punto di domanda. Allora, come ho detto prima, nel senso che aspetta, faccio una cosa. Aspetta, chiamo un attimo mia figlia. Bea, mi cerchi sul telefono, su Google, Petia conconius, mi fai vedere la foto perché non lo conosco. Petia Ah, conconius. aspetta, aspetta, aspetta Maurizio, perché ci ha risposto il vecchio Barbus conconius. A posto, Ah, Barbus quello. conconius. Ok, allora, Sì, è finisco quello. Betterami. A posto, grazie, ti ringrazio. Stavo ringraziando mia Grazie, figlia. figlia di Vendramini. Bea, si chiama Bea, salutiamo tutti Ciao Bea. Bea, grazie. Ciao Bea. Ok, e allora, poi ricordami il Barbus, che l'ho ricchiato prima così. Ritornando alla Sì. convivenza Ramirez e Betta. In teoria sì, ma il problema è che ci potrebbe... Allora, il grosso problema che potrebbe insorgere è che la quantità di mangime, che va bene per i Ramirez, che loro ci mettono 3 quarti d'ora a mangiare... Per il betta potrebbe essere eccessivo. Quindi noi andremo a veramente a sovraccaricare il betta di... Cioè, a me viene sale le Esatto. palle, Gwenda. Io ho dovuto togliere 5 No, no, ci betta, credo, avendo ci credo. 14 ramirezzi. L'unico problema è quello, perché poi tendenzialmente se anche il betta lo teniamo a pH 6,5, piuttosto che come nei valori dei RAM, dai 4, 24 e 25 gradi in su, non ci dovrebbero essere problemi, anche se io credo comunque un betta lasciato in inverno 22 gradi, poi magari tu mi correggerai, magari è un po' più longevo di chi viene tenuto sempre a 28, però queste sono, diciamo, Non lo forme di so, pensiero non lo so. alternative, però io mi fido di te perché tu l'hai tenuto per due No, anni e no, vabbè, mezzo, cosa di me, estremamente difficile. fidati di chi ne sa di più di me, perché No, io. beh, vabbè, ma sai, non vuol dire, perché se tu comunque fai una sperimentazione di successo, che tu ce l'hai avuto una volta il betta, ma hai riscontrato questa cosa, è comunque da mettere in bagaglio, attenzione, Sì, no, il bagaglio vabbè, delle lui sta sempre conoscenze. a 26, 27, non Quindi, scende però, mai. basta, ok. Quindi, evidentemente, il tuo modo di gestione a quella temperatura lo ha aiutato e sicuramente se Beppe o Ale ti hanno detto di fare così, hanno sicuramente più competenza di me in questo specifico argomento di dare dei consigli di questo genere. Per cui, cioè, ben venga il discorso. Cioè, alla fine, chi fa ha ragione. E tu l'hai Certo. fatto in questo caso, Sì, no, ok? no, certo. Allora, conconius.
Allora, il Conconius sicuramente è un vivace nuotatore, secondo me almeno dai 50 litri in su, ma come minimo. Vive sempre in gruppo, può stare senza riscaldatore, ok? Mm-hmm. Quindi un pesce d'acqua temperata, inverno 18 gradi vanno benissimo. È facile riprodurre, segue la procedura di tutti gli altri ciprini, quindi retina sul fondo, come titteia, uguale, identico. Si mm-hmm. nutre, attenzione, la cosa bella è che, per esempio, il Conconius, come altri barbus, si può nutrire di subito di mangime fine sbriciolato, quindi senza naupli. Ovvio che la resa, sia in crescita, sia in numeri, è inferiore. Okay? Però non ha grandi esigenze, okay. Basta anche acqua di rubinetto, quindi pH anche un po' su, diciamo, inferiore a 8, è una durezza mm-hmm. inferiore a 20 perché è molto adattabile, mangia di tutto, non ha problemi. Certo, piante e acqua pulita non fa mai male a nessuno, quindi un acquario piantumato e un cambio dell'acqua un 20% per le volte al mese ti aiuta sicuramente a tenerli in forma. D'inverno lasciali senza riscaldatore, possono scendere tranquillamente anche a 18-16 gradi, non hanno okay. problemi. Benissimo. Allora, ora io ho una domanda mia, ma in realtà ho visto che già qualcuno ha chiesto una cosa del genere. Allora, innanzitutto mi chiedono se possono chiederti anche di Marino. Non lo so. Marino? Sì. Mm. Ma allora, io sul Marino ho qualche, diciamo, ho delle informazioni, delle conoscenze di base più che altro sui soft coral, quindi su acquari, mm-hmm. sul primo step di che si affaccia l'acquari marini, no? Perché per andare poi su Acropore, su SPS, LPS, insomma, è abbastanza complicato, è un mondo a parte, quindi mm-hmm. è veramente, diciamo, molto più impegnativo e non so se la mia esperienza al riguardo può essere di tale utilità, però vediamo un pochino se riesco a rispondere a questa domanda, insomma, okay. vediamo un attimo. Allora, la mia invece riguarda il sistema sabbia, perché io ho visto sì. i tuoi video, ho letto un po' di articoli e mi domandavo, il sistema sabbia, sì. innanzitutto per chi non lo sa, se ce lo vuole un attimino rinfrescare, e poi se è portabile, una cosa che è venuta a mente anche a Lorenzo, sì. ci tiene, mi raccomando, nomina anche me. Io e Lorenzo avevamo questa domanda. Okay. Ciao Lorenzo! sì. È riproducibile anche, diciamo, in qualsiasi biotopo, quindi io, che ne so, posso farlo per un betta, posso inserire determinate piante, cioè... È adattabile allora, a qualsiasi situazione o ci sono delle riserve? Allora, in base allo spessore della sabbia, direi che se non abbiamo piante, uno spessore di circa 2-3 cm può andare benissimo. Quindi parlo magari di acquari biotopo sudamericano con legni, foglie mm-hmm. che non prevedono piante, magari qualche pianta galleggiante o robe così. Se invece lo vogliamo piantumare, possiamo anche fare 10 cm. Perché? Cosa succede? Questa è una cosa che ho imparato dalla Wolstat, di cui peraltro non condivido tante cose, ma c'è una cosa che mi ha insegnato, che le mm-hmm. radici delle piante modificano il potenziale redox del sottosuolo. Quindi okay. cosa succede? Quelli che dicono che con la sabbia si formano zone anossiche, vero, se hai 10 cm non c'è una radice nel sottosuolo, ok? Ma se tu hai una vasca fittamente piantumata e le radici vanno sotto, loro portano ossigeno sotto. Quindi certo. trasformano zone anossiche dove facilmente potrebbero formarsi composti idrogenati, quindi acidi, pericolosi, ok? Mm-hmm. Se però c'è sufficiente ossigeno, questo non può accadere. Nel contempo l'ossigeno è talmente scarso da non legare i nutrienti, quindi da non ossidare ferro, microelementi e altro. Perché è la pianta che modifica quello che c'è sotto. Quindi se noi non abbiamo un acquario fittamente piantumato, è chiaro che lo strato di sabbia deve essere relativamente basso. Se invece abbiamo piante, può essere molto, molto, anche 10 cm, non è un problema. Io ho qua adesso la parte alta del mio stream, che è 20 mm-hmm. cm. Okay. Ho messo delle criptocorine, sappiamo tutti che radici hanno che vanno giù 8 metri, le sì. radici delle cripto, sì. insieme ad altre cose, insieme a delle igrofile, eccetera, che pure loro non scherzano come radici. Nella parte anteriore mi sono cresciuti dei cianobatteri, ma perché non ho un pulitore, non riesco a pulire, quindi la mm-hmm. parte anteriore diventa verde scuro. Ma se io vado a vedere sotto, magari qualche volta capiterà che farò un video, sotto la sabbia mm-hmm. è pulitissima. No. Quindi non è nera, ed è un anno che va. C'è una vasca che gira un anno. Come ho scoperto il sistema sabbia? Il sistema sabbia mi è venuto in mente tantissimi anni fa quando allevavo i miei adorati ramirezzi, okay, che
Uno mi ha chiesto qual è il pesce che ti ha lasciato di più. Esatto. Sicuramente i ramirezzi. Qui abbiamo già risposto a una domanda che ci è stata fatta. Sicuramente i ramirezzi, perché riuscire a tirare su dei ramirezzi con le cure parentali, magari 100-150 piccoli con le cure parentali, sicuramente non è poco. Inoltre, dai grandissimi successi che ho avuto, perché a me sono morti tanti ramirezzi, non che li ho fatti schiattare io, ma certo. Come muoiono a voi, morivano pure a me, perché non è che sono nato imparato, scienziato, e poi c'erano sempre le state informazioni, la coppia, mangia, e pH 6, tutte queste robe qua. E invece la cosa più importante per i ramirezzi è l'acqua pulita e l'alimentazione, sono i due fattori, i due principi, che mi hanno insegnato ad avere i ramirezzi che mi nascevano dai muri, ragazzi. Cioè, voi non potete capire, io avevo una vasca collegata, il prototipo dell'acquario ruscello, dove avevo delle capi di ramirezzi nella vaschetta, che era circa 20-30 litri l'una. Voi lo sapevate che i ramirezzi in cova con le uova adottano i piccoli degli altri? No, vabbè. Ok. Voi lo sapete che se avete una coppia di quelle veramente affiatate. Potete prendere la coppia di avianotti, trasferirli in un'altra vaschetta e continuano a curare? Voi lo sapete che se ci sono due coppie in un acquario sufficientemente grande e entrambi quei piccoli, la coppia più forte ruba i piccoli all'altra coppia? Io ho due coppie in 120 litri, una con 300 piccoli, l'altra con 50. E ogni volta si randellavano. Il problema grosso è che quando voi li vedete litigare i vostri ramirezzi, ok, non si menano davvero. Ok? Perché quando si menano, e lo fanno solo nel momento in cui i piccoli nuotano, si pestano, si spaccano, sono pinne rotte. Sono pinne rotte, labbra spaccate, lesioni. Che, chiaramente, se avete un'acqua di cacca, poi diventa tutto un casino. Certo. Se avete l'acqua buona, in 3-4 giorni guarisce tutto. Okay? Certo. Detto questo, non mi ricordo più quando eravamo partiti. Gwenda, aiutami che c'ho da sistema acqua. Sistema sabbia, sabbia, sì. Scusa. Perché sono arrivato a fare il sistema sabbia? Perché tanti anni fa i miei ramirezzi continuavano a morire. Usavo una nota linea di fertilizzazione, tutti i pesci stavano bene e questi ogni tanto andavano a galla. Una galla, respiravano veloci e poi dopo un po', puff. Morti, come dicevo, Florida, Israele, tedeschi, non tedeschi, italiani, italiani, insomma, alla fine feci veramente da... A un certo punto vado da un grossista a mia fiducia, vedo dei pesciolini della Repubblica Ceca, due coppie stanno curando le uova. Che belli, mo le acchiappo e vediamo. Li ho messi nella vasca. Hanno iniziato anche lì a fare le uova, fatto sta... Le uova nel giro di un giorno tutte ammuffite, tutte bianche, embrione morto. Ciò nonostante, quei pesci che voi vedete nell'articolo e nel video che ho su YouTube, quei pesci lì continuavano a curarle. Nel giro di qualche giorno è successo che iniziano a presentare delle chiazze sanguinolente sul corpo. Ok? Ho detto, io ho un bellissimo acquario olandese, prato di acicularis, avevo anche dei cacatuoge, avevo dei cardinali, avevo una bella vasca per i tempi, sto parlando di tanto tempo fa. Ho detto, sì, però io questi pesci non li posso perdere per nessun motivo. Allora cosa ho fatto? Ho fatto una cosa, via le piante, via altri pesci, via il ghiaietto vecchio di 5 anni, 5, non vi dico cosa è venuto su. Ok, cosa ho fatto? Ho tolto. Ho pensato, boh, visto che nel ghiaietto vedevo sempre che negli interstizi si accumulava un sacco di schifo, ho detto, cioè, boh, proviamo la sabbia. Tutti parlavano che i ramirezzi, anche i tempi, stavano bene sulla sabbia. Ho messo la sabbia. Ho piantato le mie ninfee, ho piantato le ninfe lotus, scusami. Ho piantato le mie varie pianticine, ho detto, che mi frega delle piante, sti pesci voglio tenere. Avevo il CO2, avevo la luce, eccetera, eccetera. Quindi avevo tutti i canoni per avere la crescita vegetale. Però a quel punto ho detto, non me ne frega niente. Ho fatto... 3 giorni di antibiotico potente, non ve lo dico se no mi arrestano, perché ho fatto un cocktail di quelli veramente da paura. Loro hanno reagito bene alle cure, passate le chiazze, cambio dell'acqua della Madonna, portato pH 6,5, KH 2, io nel giro di 15 giorni ero pieno di piccoli. E vi dirò di più, quei pesci lì continuavano poi a fare le uova ogni 20-30 giorni. Per non stressare la femmina, io ho abbassato la temperatura a 22 gradi. 22 ramirezzi. Sono nati anche a 22 gradi.
Ovviamente io ero a quel punto, ero invaso di Ramirezzi, li ho venduti in tutta Italia, i famosi Vend Ramirez, qualcuno si ricorderà dei vecchi, e li piazzavo in vaschetto. Oh, questi, gli F2, gli F1, quindi nati a me, sì, hanno iniziato a riprodursi in spazi che non c'entravano, cioè io non facevo apposta, non sapevo più dove metterli, buttarli no, no, cioè, no, piuttosto no, mi tagliavo una vena, ovviamente, certo, non sapevo dove metterli. E quindi li mettevo in vari acquarietti, pure lì nascevano, una cosa impressionante, i figli dei miei. Chiaramente se tu hai un ceppo buono è sempre meglio tenerlo, certo, sempre con le dovute cure. Io cambiavo tantissima acqua, anche 10% tutti i giorni. Poi ho visto che con questo sistema pure le piante crescevano, rotta la macrandra, no? Fatti i fiori anche le ninfia lotus, bombe, piante anche relativamente difficili, rotalavallichi, cose di questo genere. Sempre chiaramente luce, io avevo 5 tubi fluorescenti ai tempi, l'anidride carbonica, ma avevo smesso di utilizzare dei fertilizzanti carichi. Avevo utilizzato un altro tipo di fertilizzante completo liquido. Probabilmente qualche acquascaper appassionato di piante, magari vedendo le mie piante trovava qualche carenza, però sinceramente a me le piante servono, cioè io le vivo in funzione dei pesci e non viceversa. Certo, certo, okay? certo. Questa è la grande diversità, non che l'acquascaping sia meglio o peggio, è una roba diversa, come fare il marino di soft coral LPS o SPS, sono tre robe diverse, non puoi paragonarle. Okay? Certo, Quindi non è certo. che l'acquascaping è di più o di meno, l'acquascaping Certo. è un'altra roba. Esatto. Per arrivare all'acquascaping, però, bisogna capire bene le dinamiche che regolano gli equilibri fra gli animali e le piante, e si impara mano a mano col tempo. Mi permetto di dire che forse il sistema sabbia aiuta a capire questo per poi arrivare a fare e ad essere degli All'acquascaping. acquascaper. Cioè, l'acquascaper non si improvvisano in 3 mesi, ci No, vogliono assolutamente. tempo, studio, cioè io sono più easy, cioè ti faccio magari un bel acquario con delle belle piantine, che tutto funziona, ma io non ho nessuna Esatto. pretesa di fare acquascaping, lungi da me, e non voglio nemmeno, non è mia competenza, lascio a chi lo fa per mestiere, ma non che se fai per mestiere acquascaper poi ti ritieni superiore a me o agli altri, perché No, no, no. spesso in acquari di acquascaping si trovano dei pesci molto magri, e allora cosa facciamo? Ok, detto questo mi attirerò addosso le ire di tutti gli acquascaper d'Italia. Comunque, Acquascape è sempre meglio nessuna, l'aspetto. nessuna, nessuna, cioè sono due robe diverse secondo me. Detto Certo. ciò, il sistema sabbia è fondato sugli equilibri che danno luce, acqua, anidride carbonica. Sono questi equilibri. Ragazzi, perché cioè, è la luce che fa tutto. Cioè, se noi non diamo luce, le piante non crescono, non fotosintetizzano, cioè abbiamo gli N che vanno come cavolo vogliono andare. Esatto. È il sole, ma voi avete idea di quanto sole c'è? Cioè, in estate noi abbiamo 14 ore di luce. C'è gente che dà Beh. 5 ore, ma come pretendi che ti maturi la vasca in 5 ore? Perché hai paura di qualche alga? Allora, le alghe in natura ci sono sempre state, e pesci male non fanno. Quindi, se avete una minima crescita algale, vabbè, insomma, vediamo cosa possiamo fare. Tra l'altro ci sono gli epazoorhynchus, ci sono le caridine japoniche, ci sono tanti pesci che ci aiutano a combattere le alghe. Certo. Chiaramente se poi non buttiamo il barattolo di mangime dentro e cambiamo l'acqua un po' frequentemente, magari riusciamo a tenerle anche sotto Sotto controllo, perché ci controllo, saranno sempre. certo. Se voi guardate la mia vasca di là, lo stream, cioè, sono pieno di alghe, cioè pieno, insomma, ce n'ho abbastanza, ma ho anche molte piante, perché avendo tanti pesci ho bisogno che mi fitodepurano, perché se no diventa veramente un problema. Certo. Ok? Quindi il sistema sabbia è più che altro equilibrio e capire che prima c'è la luce. Ok? La luce è fondamentale. Le piante ci impiegano per fotosintetizzare bene almeno 6-7 ore, ma come minimo 6-7 ore. Quindi se noi andiamo a dare 4-5 ore di luce, non possiamo fare questo. Tra l'altro, nelle vaschette da riproduzione, per poter riprodurre pesciolini, piante, anche talee buttate dentro, luce bella forte, forte, e sperate che cresca qualche alghetta, perché va a chiudere il ciclo biologico di quello che è quel micro ecosistema. Io riproduco i pesci senza filtro, ma non lo faccio senza luce e senza piante. Ok? Perché Certo. altrimenti poi è una cosa innaturale. Quindi è lo stesso discorso. Io dico sempre: inutile che mettete un pomodoro su una montagna di letame di concime se poi non gli date luce. È lo stesso: inutile Certo. che mettete 8 kg di concime sotto e poi date una lampada sola, no? Cioè, dovete dare la luce è l'elemento propulsivo.
E l'anidride carbonica sono i carboidrati. Ragazzi, senza pasta asciutta non si campa. Per cui luce e CO2 sono la base per le piante. Poi ci mettiamo tutto il resto. Esatto. Io uso fertilizzanti in colonna. C'è chi vuole mettere qualcosa sotto. Ma ripeto, è inutile aggiungere concimine sottosuolo se non avete luce sufficiente. Che il minimo sindacale si parte dai 20-30 lumen litro. Ma minimo. Ok? Certo. Minimo. Comunque, allora, c'era una domanda che mi sono salvata. Se ci parli della tua esperienza con i guppi. Guppi. Guppi, posso dire che è stato il mio primo pesciolino. Lo ricordo ancora, avevo 6 anni, quando ho visto quella robina che usciva nella vaschetta a parte, quindi avevo... vi racconto il mio acquario che avevo 6 anni, mi mettete le mani nei capelli. Anzi, non è tantissimo. Sono corso di là dalla mia mamma a dire che era nato, è stata l'emozione più forte, una delle emozioni più forti che ho provato. Infatti io credo che non esistano pesci che non mi piacciono, perché ognuno ha il suo fascino, cioè dagli oranda ai guppi, ai più ricercati. Non ho mai detto un pesce più bello, un pesce più brutto, poi ognuno ha il suo corpo. Fatto sta che l'esperienza con i guppi è tanti anni. Devo dire che una volta era veramente delle rocce, paura, erano veramente delle cose impressionanti. Cioè io avevo... a un acquario che poi mia madre me lo faccia curare a me, che è tuo, te l'ho curato, ma io avevo 6 anni, certo. Ragazzi, cioè di cosa stiamo parlando? Cioè, sì, però sei diventato Maurizio Vendramini, eh? E beh, vabbè, insomma, ci si prova. Detto questo, era un acquario con dentro i coralli finti, perché allora potevi usare i coralli presi in mare, cioè tutte robe da delinquenza, ok? E cambiavo l'acqua una volta all'anno, lo svuotavo, lo pulivo, perché una volta si usava così, no? Cioè facevi bollire la sabbia, mettevi i pesci in un secchio. Favoloso. Esatto. C'aveva... non c'erano negozi di acquari. No, c'erano i negozi di acquari, ma avevamo un'ignoranza allucinante. Cioè, adesso purtroppo succedono le stesse cose anche adesso, ma non c'è... cioè, io mi meraviglio che in tanti anni non si è cambiato una mazza su certe cose. Okay. Quindi, ma più che altro acquario... con la grande informazione che c'è ora, perché ora potenzialmente, cioè, se hai la volontà, puoi imparare qualsiasi cosa. Cioè, non è come prima, che dovevi andare a ricercare libri, volumi. Esatto. Bravo. Ora, volendo, quindi, puoi diventare esperto in qualsiasi cosa, però andando dalle giuste fonti, non bravo. A caso. Purtroppo, esatto. Quello è una cosa abbastanza... che purtroppo il web non ci dirà mai a priori quali sono le fonti giuste. Comunque, detto questo, guppi. Io i guppi cosa posso dire? Sono molto bistrattati, sono molto sottovalutati e sono molto... c'è molta ignoranza. Allora... i guppi sono originari del Venezuela, lo sapete tutti, no? Venezuela, Trinidad, eccetera. Sono elementi cosmopoliti, quindi vivono dall'acqua marina, dei mangrovieti, alle acque nere dell'Orinoco. Ok, quindi non è vero che i guppi non vivono in acqua. Tra l'altro farò un video prossimamente pure su questa cosa, dove vi mostrerò anche attraverso la ricerca su web che esistono i guppi del Rio Negro. Il Rio Negro notoriamente ha conducibilità 0, non lo so, pH 5, non lo so. Mm. Quindi, in virtù di questa cosa, chiaramente guppi selvatici sto parlando, quindi non i fantastici codoni che vediamo adesso da allevatori ultraselezionati, eccetera. Quindi sto parlando di un elemento cosmopolita che vive anche in Italia, ok? In alcuni stream termali, mi spare del Lazio, della Sicilia, non lo so, in Florida, in Australia, perché l'ha messo un po' come per le gambuse per combattere le zanzare. Allora, cosa posso dire dei guppi? I guppi io preferisco sempre le forme selvatiche, non mi piacciono quelli straselezionati, ma è una roba mia personale, sì, no, cioè, certo. Non ho nulla contro le selezioni. Il problema è che spesso questi pesci sono allevati nel sud-est asiatico in grandi vasche, vasconi, magari ce ne sono centinaia. Cosa succede? Grandi vasche, nutriti 6 volte al giorno, vengono spediti qua in Italia dai nostri grossisti. Sapete quanto fanno in aereo? Dalla Thailandia? Okay. Secondo te quanto possono fare permanenza in una scatola? Ah, dentro la scatola? Io in box, sto parlando di... cioè, sì, no, certo. Io secondo me è minimo 5 giorni. Ah, io dicevo 5 giorni, pensa te. No. Però 48 ore. Ma vengono presi, messi nelle nostre acque, più o meno dure, più o meno adeguate, trasparenti.
Quindi magari 50-60 litri di vasche trasparenti, che questi non hanno mai visto, okay? Se non quelli allevati in Europa, in Repubblica Ceca. Okay? C'ho un capellino. Vabbè. Ora, pigliate un pesce selvatico, o comunque abituato a vivere, che cavolo, abituato a vivere in spazi grandi, essere nutrito 6 volte al giorno, si spara 48 ore in un'acqua che poi diventa nutrita, ovviamente. Esatto. Viene messo in una roba trasparente, tenuto 2 o 3 giorni, perché i grossisti poi non è che fanno tutte queste quarantene, cioè le fanno anche, ma a volte le fanno bene e a volte fanno male. Alcuni grossisti le fanno bene, alcune fanno male. Poi viene detto acquario e si ammalano. E mi chiedo, ma chi cacchio è che non si ammalerebbe dopo una roba di questo genere? Ti prendono da casa tua, ti portano da un'altra parte, in un igloo, ti danno da mangiare patatine all'aperitivo e poi pretendono anche che uno sta bene. Magari in vasche dove non c'è una pianta. Ragazzi, i guppi vivono in ambienti che devono essere delle giungle. Essere nutriti non solo con le scaglie che uno accomoda perché uno c'ha moglie, famiglia, figli, gatti, cani e suocera. Però, dottor Azza settimana, e buttateli sti chironomus a sti pesci, porca Martina. Scusa Martina se mi ascolti, non era diretto a te, chiaramente. Però sono troppo poco sottovalutati. Sì. Io dico anche un'altra cosa. Vero. I guppi non sono pesci per principianti. Vero. Perché hanno un'incidenza di malattie e di mortalità anche nei negozi, per esempio, che è da 1 a 100 rispetto a un brachidanio, per esempio. Per cui io a principianti gli do i Barbus con Conius, ok? Scusa un secondo. Ehi, la porta! Ragazzi, bello della diretta, No, guarda, siamo... a volte, cioè, può capitare che lo faccia anch'io, perché siamo in 5 in casa. Siamo in ragazzi, qua siamo in diretta, non c'è niente registrato, Esatto. Non c'è qua Canale 5, non sono la Durso, ecco. Bravo, esatto. E io non sono Giletti, vabbè. Esatto. Allora, stavo dicendo, aiutami un attimo che ho perso il filo, mannaggia la porca. Li dai dicendo... invece dei guppi, li dai. Bravo, i danio, eccetera. Allora, io quando c'è un principiante che veniva quando lavoravo in negozio, adesso chiaramente ho cambiato, ma faccio tutt'altro. Ora non la... Ah, ecco, stavo per chiedere, esatto. Hai un negozio se non venivo? No, io faccio tutt'altro adesso, non c'entra niente. Però ho lavorato tanti anni nel settore, conosco vita, morte, miracoli, tra l'altro... Ai tempi in serra, chiaramente, nonché il negozio, gestivi anche la quarantena degli animali con relative cure, malattie. E non vi dico cosa vedevo, ragazzi, vedevo delle robe allucinanti che se vi dico vi cadono gli occhi dalle orbite. Purtroppo cose abbastanza pesanti. Detto questo, io a un principiante non do mai guppi all'inizio, mai. Faccio fare un bel acquarietto con le piante, sabbiolina fine, vabbè, perché a me piace, comunque è utile. La sabbia è utile perché non fa penetrare negli interstizi lo sporco, quindi lo sporco rimane sopra e quindi viene aspirato. Ok. Ma gli do i Barbus, possibilmente magari non i tetrazona, che se no non puoi permettere nient'altro. Gli do i danio, gli do magari quando la vasca è un po' più matura, i neon, che sono più sicuro. Quando poi acquisisce sicurezza, che vede che i suoi pescioni mi stanno bene, vivono nel campo, e mi dice, ma posso mettere, Mauri, per favore, i guppi? Perché... Ragazzi, le bandierine sono le bandierine. Certo. E ci piace. Stesso discorso chiaramente per Platic, Sifo, eccetera, no? Allora, a quel punto, quando tu sei sicuro della tua vasca, che non hai problemi di nitriti, non hai problemi di nitrati, cioè, scusi, di nitrati sì, perché vabbè, un minimo ci saranno sempre, più o meno, sei da mangiare i pesci, non sei un mega, diciamo, che tieni piante, che crescono a manetta, un po' di nitrati avrai sempre. Comunque, se hai un acquario che sta girando, sta funzionando bene, allora... prendi i guppi perché sono carini, perché fanno i pesciolini, perché è molto bello e molto educativo avere i guppi, perché sono semplici da riprodurre. Mm-hmm. Ma a chi comincia, un pesce che io sconsiglio, guppi, Platic Sifo, non prendeteli. Prendetevi 10 brachidani. Prendetevi... Ragazzi, scusate una parentesi. Lo sapete come mi chiama Lorenzo? Cioè, il mio soprannome, sapete qual è? Non lo so. Dimmi, l'ultimo che hai detto ora. L'ultimo che hai detto ora. Brachidagno? No. Che detto? Xifo. Ah, Xifo. Io mi chiamo Xifo, cioè capisci? Cioè capisci che vita? Vabbè, scusate, dura, mi dura. Avuto da ridere perché... No, vabbè. Comunque, tutti gli ovovivipari sono estremamente sfruttati commercialmente, molto più degli altri, e risentono parecchio di queste selezioni, perché il Xifo in natura sono verdi. Esatto. Okay. I plati in natura, anche loro, hanno dei colori meno accesi. Queste selezioni chiaramente possono indebolire la razza. Quindi, avere questi pesci
altro consiglio, prendeteli giovani, non prendeteli troppo appariscenti, perché quelli più appariscenti sono quelli più selezionati, tra virgolette, più deboli. Prendete magari qualche femmina incinta, in modo da avere i vostri piccolini, perché i vostri piccoli sicuramente crescono meglio. Ok? E soprattutto il xifo, ad esempio, per il xifo ci vuole una vasca abbastanza grande. Gli xifo sono pesci che sono fortissimi nuotatori, fanno dei salti che voi non ve lo immaginate nemmeno, e secondo me sì che per loro ci vogliono dai 70-80 litri in su, che altrimenti facilmente vanno in stress. Sono grandissimi nuotatori, veramente dei... Sì, esattamente, sono proprio pesci che nuotano tantissimo. Tra l'altro, hanno fatto anche degli esperimenti, un mio amico biologo, se non sbaglio Andrea Vannini, lo nomino, però non mi ricordo se mi pare sia lui, che ha fatto proprio una swimming room, qualcosa del genere, proprio verificare un esperimento, le capacità di nuoto dei guppi. Hanno capacità di nuoto elevatissime. Okay, quindi vivono anche in correnti abbastanza forti i guppi. Come il resto delle gambusie. Noi li troviamo anche in Ticino, chiaramente nelle anse, però quando vogliono riescono anche ad andare abbastanza su. Quindi sono tutte queste osservazioni che poi ti fanno capire tante cose e il comportamento reale di molti animali. Prima di tutto l'osservazione in natura di pesci simili, che andando a pescare li vedo proprio in natura. E poi, vedendo magari gli biotopi di origine, e in considerazione anche di quello che hai tu, perché io col fatto che ho uno stream a corrente, io le vedo queste cose. Cioè, i brachidani fanno dei salti che voi non ve lo immaginate neanche per andare per risalire la corrente e andare dove cavolo vogliono loro. Certo. E io li vedo anche in pozzettine di 10 cm quadrati, stanno lì e loro, ma non sono io che li metto, stanno lì. No, vanno da soli. A valle, hanno tutto lo spazio che vanno, c'hanno 80 litri di vasca a valle. Ok, si fanno scivolino, vanno su nel 20 litri e poi vanno nelle pozzette. Quindi, detto questo, la mia esperienza con i guppi si è conclusa qualche anno fa, quando, avendo, diciamo, degli esemplari simile selvatico, poi alla fine non si sono più riprodotti, ho avuto un problema in vasca per una malattia e quindi la stirpe si è estinta. Però sono pesci belli, sono pesci che abbiamo avuto tutti, sono pesci da rispettare di più. Secondo me sono pesci da rispettare di più e curare molto di più nell'alimentazione e nella pulizia dell'acqua. Non sono pesci per principianti, secondo me. O comunque pesce da prendere con cognizione di causa. Non perché inizio l'acquario e metto i guppi sono resistenti. No, lì si parte già sbagliato. È vero, è meritano vero. Di più. Sono pesci bellissimi, carini e meritano molto, molto di più. Allora, i miei amichetti qua sotto si stanno scaldando. Per favore, si può parlare anche di Berta? E poi Berta, sì. Berta. Giusto, e mi sembra... Non so se sono la persona giusta, però giustamente magari vediamo un attimino. Allora, riesco a dare mi hanno domandato, acquario con Berta femmina, è possibile? Quindi, quello che io chiamo... No, io chiamo sorority, ma perché sei con un sacco di gente americana. Però in italiano penso si chiami vasca di Berta femmina, ecco. Allora, io cosa ne pensi? Personalmente in negozio ho sempre avuto 20-30 betta femmine nella stessa vasca. E chiaramente se sono in tante diminuisce anche l'aggressività. Sì, sì, okay? Questo è vero. Perché si forma sempre una dominante alla fine della fiera. Mi rimetto magari a Beppe prossimamente piuttosto che al gruppo Betta Italia. Certo, io vorrei sapere se Beppe è qui online. Vediamo, io lo posso vedere, non lo posso vedere se c'è, vabbè, non importa, perché Beppe, ti aspettiamo fra due sabati, ti vogliamo te per forza. Ma cioè, sicuramente chiamiamola a gran voce. No, ma sicuramente, insomma, io allora è giusto parlare delle cose che si sanno bene. Io e Beppa li ho riprodotti tanti anni fa, quindi non è che posso dire che non li conosco. Sicuramente Beppe è più aggiornato, come Ale del resto, anche Ale Bontà, il nostro Ale Bontà è sicuramente molto più aggiornato di me su queste cose. D'altronde, cara Gwenda, non si può sapere tutto bene nel dettaglio. Certo. Per cui, però, in base alla mia esperienza di Maurizio Andramini, secondo me è un acquario solo di femmine, ma secondo me si può fare. Non ci sono chiaramente problematiche di maschi che abbiano già presentato i caratteri sessuali secondari. Addirittura io avevo tanti maschi insieme quando li allevavo. Li ho separati dopo, chiaramente le pinne sono rimaste più piccine fino a che non li ho separati. Okay. Questa cosa me l'ha detta anche, oddio, aspetta, chi era? Attilio Zannoni. Sì, l'ho sentito anche lui. L'anno scorso, quando siamo andati alla Fiera Animalissima, ha tenuto una specie tipo di seminari. Sì, sì.
E anche lui ha detto la stessa cosa, cioè quando avete la riproduzione, avete 50 piccoli beta tutti insieme, all'inizio vi sembrano tutte femmine. Esattamente. In realtà, quando inizia a notare quello più che comunque sta diventando più aggressivo, che comunque ha dei caratteri un pochino più maschili, lo togliete, diventerà un maschio, perché quello era un maschio. Però sì, esatto, infatti. Cioè, era rimasto comunque nel contesto femminile, quindi non si era sviluppato. Dal momento che lo togli, esce ma fuori l'aggressività. Perché succede questo? Perché se non c'è territorio, la natura cosa ha previsto? Se non c'è territorio sufficiente, non vi posso far scannare e da 50 soggetti me ne rimane uno. Esatto. Allora, tengono ferme le pulsioni sessuali, tra virgolette, latenti, e magari al ritorno dell'acqua, ipotizzo, è un'ipotesi, però leggiamo la natura secondo delle ipotesi. Se in secca tu cresci, ti trovi 50 nei stessi 20 centimetri d'acqua, ipotizziamo. Perché la natura dice, non può rimanerne uno. No, tutta questa fatica a far crescere tutti questi cristiani? Esatto. Allora, rimaniamo bravini, tranquilli, che non ci meniamo troppo. Esatto. Quando ritorna l'acqua, si alza il livello, si riespandono i territori, è chiaro che un maschio si trova la sua casetta e dice, mo qua non entra più nessuno, sono sommazzate. Certo. E quindi, diciamo, risviluppa i suoi caratteri secondari, che poi in natura i pinne a velo non ci sono, chiaramente. Però, a livello magari di aggressività o magari di quant'altro che è inerente al fatto del sesso del pesce, può essere questa. Comunque, ripeto, Beppe sicuramente saprà dare informazioni meglio di me. Io ho fatto solo un'ipotesi sulla cosa, però poi sì, mi sì. chiaramente quello che E noi lo aspettiamo riguardo. A braccia aperte. Quando Ma guarda, vorrà secondo me Beppe. ha già Sì, detto sì, no, sì. non è così, mi pare. Quindi lo No, aspettiamo a ha detto braccia aperte. no, è così, quindi. Ah, no, è Quindi, così. sì, Ah, insomma. ok. Mi ha dato ragione, insomma, Sì, alla sì, fine. sì, 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 Grazie, sì. Beppe. Grazie, grazie. Grazie, Ci hanno chiesto anche se Beppe. aggiungere un'altra specie che distrae funziona per ridurre l'aggressività. Secondo me no. Secondo me no, perché Anzi. io ho avuto beta femmine dominanti insieme a un branco di tanini, sempre in vendita sto parlando, non Sì. personalmente. Ecco perché poi, tra virgolette, conosco, se mi passi la cosa, tante cose. Perché quando tu gestissi magari 100 vasche in un reparto, Certo, ne vedi veramente di cotte di crude. certo. Come la nascita dei panda in acqua di rubinetto, questa è un'altra cosa, ma ne parleremo. Detto questo, mi è capitato, avendo poche femmine, che la dominante, la più piccolina, la massacrava anche con degli altri pesci. Per cui, secondo me, però ripeto, io poi rimetto quanto dico a Beppe, a Beppe Certo. Tarantino e Ale Bontà, che loro sono gli esperti di betta, secondo me, se sono in fase di accrescimento, le abbiamo lì. Va bene, ma fare apposta, secondo me, no. Anche due o tre femmine, c'è poi quella dominante che può randellare l'altra. Sì, Attenzione, perché è già sì. successo a Martina, non so se ci sente, che era una mia cliente, è successa questa cosa qua. Tre femmine, una ha massacrato le altre. Certo. Quindi è Quindi, sempre un'incognita, dipende esatto. dallo spazio, dal cibo, da tante cose. Io personalmente eviterei. Certo. Eviterei. Va bene. Perfetto. Allora, c'è una domanda di prima che mi sono portata dietro, sempre riguardo al sistema sabbia. Dice, Acicularis mini o HEM, che non so cosa sia, cuba? Ok, lo sapete? Crescono e radicano bene con il sistema sabbia? Sì. Allora, se andate a vedere il video, se vi capita, andate a vedere, ci sono dei Corydoras che puliscono di fianco all'Hemianthus callitrichoides, che è Ok. una pianta abbastanza difficilina da tenere come pratino. Chiaro che se la pianta è debole, il Corydoras te la sradica, ma l'Hemianthus fa radici profonde almeno 3 centimetri. Nel momento in cui ha radici così profonde, difficilmente ve li riescono a scardinare i Corydoras, questa cosa, okay? Pure con la sabbia. Okay? Tant'è vero che se andate a vedere il video, la prima foto è proprio l'Hemianthus callitrichoides con la bollicina d'ossigeno. Per quanto riguarda l'acicolare e altre piante fini, sinceramente io ho avuto pratini un po' di tutto, anche con i Corydoras, ma generalmente non ce la fanno a sradicare piante in salute e che hanno radicato bene. Quindi se i vostri Corydoras vi sradicano le piante perché è un problema di crescere la pianta, può essere pochi nutrienti, poca luce, altre cose che influiscono sulla non perfetta radicazione della vostra pianta.
Ok, perfetto. Ti ha già risposto e detto grazie. Ah, ok, quindi, prego, figurati. Allora, invece, prima, una domanda vecchia. Coilabeo bicolor, se non mi sbaglio. Sì, coilabeo bicolor, quali pesci da fondo potrebbero andare sempre se si può? Allora, anche lì compiamo sempre un grandissimo errore. Allora, mi riaggancio anche a una cosa dei botia. Innanzitutto, i botia macracanta non andrebbero mai comprati, perché arrivano a 40-45 centimetri. Secondo, nuotano in fiumi veloci, hanno una conformazione delle pinne e una forma idrodinamica che ha, cioè, se loro, se i ne hanno bisogno di un metro, i botia hanno bisogno 10.000 litri, in proporzione. Ok? Sono dei pesci che in natura per riprodursi compiono grandi migrazioni, ecco perché è anche difficile riprodurre in cattività, perché fanno un po' come, come i salmoni, ma non si possono spremere. A volte li hanno ottenuti tramite iniezioni di ormoni negli adulti, gli allevatori asiatici, ma non è sempre così. Quindi già perché è un pesce che magari non è allevato in cattività, quindi preso in natura, già che è un animale che raggiunge grandissime dimensioni, perché noi li vediamo magari in acquari da lunghi 20 centimetri questi pesci. Ma ragazzi, arrivano a 40, cioè, arrivano, cioè animali da un chilo stiamo parlando, certo. 8 ecchi, cioè roba da mettere in padella, sto dicendo. Certo. E quindi evitiamo di prenderli. Il labeo non diventano grandi così, ma sono pesci da allevare in gruppo. Ok? Molto spesso vedo labeo 1. No. Perché se litigano, almeno litigano fra di loro. Più sono, più cara l'aggressività. È un pesce generalmente da non prendere. Mettere altri pesci di fondo. Io posso consigliare dei pesci gatto relativamente grossi come il platidoras e roba di questo genere. Cioè pesci abbastanza corazzati e abbastanza grossi. Non mettete i coridoras. Perché i coridora sono dei patatoni, se questo gira a cervicciacco e inizia a morsicare, i poveri cori si trovano in difficoltà. È un pesce abbastanza rompiscatole, a volte attacca pesci con le pinne lunghe. È un pesce che vi preclude molti abbinamenti. È uno di quei pesci che, per esempio, io non consiglio. Ora, al nostro amico che lo ha già, l'unica cosa che mi sento di consigliare è inserire altri pesci veloci, tipo brachidanio, melanotenia, roba di questo genere. Pesci di fondo, pesci gatto grossi. Cioè, la famiglia pesce gatto, ovviamente, sì. Non sto dicendo pesce gatto quello che è il sicuro, no, roba di quel genere. Cioè, della famiglia dei pesci gatto che arrivino almeno 10-15 centimetri, perché è un pesce che a volte può essere veramente molto, molto stressante sugli altri soggetti. Oppure pesci veloci. Brachidanio non lo acchiappa nessuno. Ragazzi, avete mai provato a pescare un brachidanio in acquario? No, ma sì, non lo so. Ok, c'è da diventare scemi, ve lo dico io. Immagino, questi cioè, fanno delle robe allucinanti. Poi, vediamo se c'è qualcosa d'altro. Spero di aver risposto. Sì, allora, avevo vista un'altra. Vabbè, chiedevano... Però aspetta, prima voglio chiederti una cosa io. Nel sistema sabbia abbiamo visto l'importanza del coridoras. Sì. Per quegli acquari, quindi per quei sistemi in cui il coridoras non è proprio consigliato, con cosa lo cambio questo coridoras? Niente, aspiri il primo strato di sabbia sul davanti, che poi una cosa andrebbe fatta sempre. Cosa succede? Se aspiri il primo sabbia sul davanti, crea una piccola fossetta che adagio con l'acqua viene comunque riempita ugualmente. Magicamente la pressione dell'acqua la va a riempire. Però, creando questa piccola depressione, è anche più facile raccogliere il sedimento, che non penetra sotto ma rimane lì. Quindi noi lo vediamo e lo andiamo a aspirare. Quindi aspirando il sedimento e un po' di sabbia, cosa facciamo? Il sedimento lo buttiamo. La sabbia gli diamo una sciacquata e la mettiamo nella parte posteriore, in modo che lentamente... Piano piano dietro, bravo. Passa davanti e abbiamo sempre la sabbia pulita. Ok? Questo è un trucchettino. Inoltre, il fatto che ci permette di non avere interstizi, quindi raccolta di detrito organico e quindi potenzialmente patogeno, non è che è patogeno a priori, ma siccome in mezzo al detrito organico ci sono tanti microrganismi, fra cui anche alcuni potenzialmente patogeni, le tricodine, ricorda, attenzione, che si nutrono di batteri e che se sono in troppe possono attaccare anche la materia vivente, funghi, neceti, ok? Noi non abbiamo interstizi, non abbiamo raccolta di sporco, quindi il sistema sabbia è un sistema che ci permette di avere il fondo pulito anche per 10 anni, ok? Quindi, chi ha voglia di fare layout particolare con tutte roccette, eccetera, benissimo, solo che poi, dopo 2-3 anni, magari, se non prima, gli tocca rifare magari il fondo perché c'è molto accumulo di detrito. Chi invece non c'ha voglia, tipo me, che sono scansa fatica, cioè il fondo di cui l'acquario, mi sono inventato sta roba che almeno c'ho la sabbia. Io l'ultimo acquario che ho disfatto dopo 7-8 anni perché ho dovuto fare un trasloco. Mai, cioè, cambiando sempre acqua regolarmente, cioè cambiare acqua regolare, pulizia, ok, ma il fondo, a voglia. Cioè, in quel modo lì riesci a avere
fondo pulito e in quel modo lì pesci attaccati al fondo, pesci bentonici come ramirezzi altri, e altri apistogramma che fanno, attenzione, ramirezzi microgeofagus non c'entra niente con l'apistogramma, ok? Quindi questa è una cosa molto importante da capire, proprio non c'entra niente. Qui però altri pesci bentonici, geofagus, microgeofagus, apistogramma, eccetera, hanno sempre un fondo abbastanza, sufficientemente igienico per evitare che magari possano e ammalarsi di batteriosi varie e che le uova, gli embrioni, possano morire a causa della carica batterica a cui questi animali, le uova di questi pesci, sono estremamente sensibili. Okay? Perfetto. Allora, Stefano Girardi, qualche consiglio, convivenze, esperienze personali sui pangio, visto che Maurizio è un oratore magnifico? Allora, i pangio sono bellissimi, io li ho avuti tanti anni fa, non li ho mai riprodotti, ma so che di gente ci è riuscita, sono abbastanza particolari, hanno fatto le uova, ma non credo siano riusciti a farli vivere, a farli sopravvivere. A me mi fanno un po' senso. Ma guarda che non sono serpentari, sono molto più simili ai boatia. Lo so, lo sai che sono imparentati con i boatia, i pangio? Che hanno anche loro Non so perché, ma me lo immaginavo. Hanno la spinetta sotto l'occhio. Tra l'altro sono bellissimi perché escono anche dall'acqua. Sono fantastici. Allora, un acquario ideale per i pangio potrebbe essere un uccello o un wabicusa, perché facilmente loro di notte vanno a cercare alimentazione all'esterno. Anche loro sono dotati come i coridoras di un sistema di utilizzo di ossigeno atmosferico, ok? E per cui molto spesso mi sono trovati a girare sul muscolo che avevo in superficie. Non li ho mai riprodotti, sono estremamente simpatici, poco esigenti, hanno bisogno di nascondigli e di inquilini, e dico inquilini chiaramente molto molto tranquilli. Coridoras, per esempio, o altri pescetti, rasvore, neon, non lo so, insomma. Però ho visto anche, cioè, so di persone che i pangio li tengono qui betta. Sì, perché no? Possono stare? Assolutamente. Cioè, almeno è un'accoppiata che viene fatta spesso. Ma secondo me sì, io poi non so nello specifico, ma non vedo nulla in contrario, se non che il betta magari quando lo vede può scambiarlo per un lombrichino. Però quello se mangia l'ampullaria... Cioè, cosa ci deve fare? Quella è l'unica. Io lo lascio cosa... da sola a vita, esatto. Cioè, perché basta, cioè ormai me ne ha fatte troppe, mi ha fatto troppe. Che carina che sei con tuo pesciolino, veramente. Sì, no, oggi sono nera col mio pesciolino, altro che... Comunque non vedo niente di contrario, tra l'altro entrambi asiatici, non vedo niente di contrario, poi tra l'altro un giro di notte e l'altro giro di giorno, non dovrebbero incontrarsi mai, lasciateli sempre ai pangio una noce di cocco ribaltata con un buchino, perché durante il giorno se hanno paura, almeno si fiondano lì dentro, nessuno gli rompe le scatole. Sono animaletti molto simili, ma molto molto belli e interessanti. Ottima domanda, mi è piaciuta questa, perché parlo di qualcosa che conosco poco e quindi mi incuriosisce di più. Bene, e infatti ci chiede, sempre Stefano dice, anche io anch'io li ho, mai avuto problemi per l'alimentazione? Guarda, tu cosa dai da mangiare alla tua betta? Io di tutto. Ok. Cioè io tipo 10 granulati diversi, poi anche un hummus congelati, quando posso, il vivo. Okay. Sì, no, vabbè. Allora, per il pangio è sufficiente il granulato, non abbiamo bisogno, a meno che uno magari voglia riprodurre, abbia obiettivi particolari. Ma di base è un detritivoro. Però, se il tuo betta, se il Rohan mangia 10 pallini, ne butti dentro 11, magari in mezzo a delle piantine, in modo che il tuo betta non lo vede. Rohan ne mangia 11, cioè... Ormai ho perso una guerra. Se riusciamo a dare quel di in più di alimentazione, sì, altrimenti sì, certo. Quando si spegne la luce. Ok. Qualche pallino, 2 o 3 pallini per un pangio, io penso che sia più che sufficiente. Poi comunque trova detrito vegetale, altri animaletti, eccetera. Ma sono veramente animaletti che non danno problemi, molto belli. L'unica cosa che ho notato quando arrivano, non tanto quelli di importazione cecoslovacca, quanto quelli di importazione asiatica, se... possono a volte avere dei problemi di batteriosi, soprattutto di arrivo asiatico, però è una cosa che di base è al negozio questo che si okay. presenta. Tendenzialmente possono soffrire di iodinium,
che è una specie di velluto che li ricopre, e vedere la mucosa, quando parlo la mucosa. Ci sei? Ci sei? Sì, devo mettere il caricabatterie perché ho il telefono scarico, aspettate, scusatemi. Ah, ok, ti ho fatto pure vai, caricare. Vai, il bello telefono, della diretta. Cavolo, guarda te. È bello della diretta, vai, infatti, tranquillo. Prima la porta. No, sto dicendo, sono veramente pescetti molto molto belli, interessanti, e a prescindere da questo problema che possono avere in fase di inserimento, quindi controllateli soprattutto i primi giorni che li acquistate, magari guardare che mangino. Se indugiano troppo in superficie o se girano troppo in acquario è perché o non stanno bene o hanno fame. Quindi se li vediamo svolazzare spesso è perché sono stressati. Prendeteli anche loro in un gruppetto di 3-4 esemplari. Ok? Ho visto il tuo astuccio, bellissimo, rosa. Ho fatto un casino, aspettate che riassetto tutto. Ok, allora dovrebbe essere in carica. Ho cambiato... Quella, quella non sono io, perché magari quella è la mia mamma. Perché no, grande, non, bello. Non mi sposerò mai. Dai, nei tempo. Quanti anni hai tu, Gwenna? Io? Non si dice. No, io vabbè, 25, 26 ottobre, dai. Brava, complimenti. Quindi hai ancora tanto tempo, dai. Allora, e salutiamo Lorenzo anche, sennò si arrabbia, cavolo. Ma mamma, è geloso. No, geloso è tuo fidanzato che si chiama Lorenzo, giusto? Correggimi. Sì, no, sì, sì. Ok, salutiamo anche lui, che anche lui sarà giovanissimo. Okay. Salutiamo Lorenzo, ciao Lorenzo. Salve, ciao Lorenzo. Vediamo. Va bene. Allora, vediamo se ci sono... Non mi sembra di vedere altri... Ah, sì, invece sì. Una domanda. Simone Esposito 98, questo addirittura più piccolo di me. Avendo fondo fertile, è utile fertilizzare con prodotti singoli o un unico prodotto concentrato? Ma secondo me dipende sempre da quello che si vuole ottenere in base un po' all'equilibrio che uno ha in vasca. È un po' una domanda, cioè può andare bene sia il prodotto singolo sia i vari fertilizzanti, dipende da quello che si vuole. Diciamo che con la suddivisione degli elementi da dare si va eventualmente a individuare la possibile carenza, quindi con il prodotto singolo andiamo a intercettare quell'esigenza. Secondo me, con un fondo fertilizzato conviene avere la suddivisione degli elementi da dare, alla fine dei conti, credo che sia meglio così, perché altrimenti con un prodotto completo andiamo comunque a rimettere un po' tutto. Magari abbiamo un eccesso di ferro e una carenza di potassio, sto dicendo, magari invece se abbiamo ferro e potassio in due boccette differenti, possiamo andare a intervenire nella specifica carenza, qualora riusciamo a individuare quale sia. Certo, giusto. Allora, mi sembra che non ci siano domande. Dani Busca ci saluta, devo andare alla. Ciao. Ciao Dani Busca. Bene, 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 ok. Quindi, ragazzi, se avete le ultime domande, fatele ora perché, insomma, dopo... Ok, che illuminazioni usano all'inizio delle vasche? Quindi, illuminazione. Allora, dipende dalle vasche che devo fare. Tendenzialmente, se devo vas fare vasche molto molto spinte, utilizzo dei LED. La marca, guarda, io ho usato normali LED, non so se si può dire, però vabbè. Sì, certo. Vabbè, dei LED Ascol. Ho usato degli A-LED e dei LED, quelli invece quelli un po' più professionali. Anch'io qua ho preso dei LED normali, quelli che ho a casa, ma non ho le stesse esigenze magari del negozio. Comunque, la cosa importante da verificare sono sempre i lumen litro, cioè la potenza luminosa che ci dà l'input per la crescita delle piante, cioè senza luce. Allora, io dico sempre, guardiamo in luce, scusate, il sole in faccia, noi riusciamo a guardarlo? No. Okay. Quindi perché in acquario dobbiamo dare meno luce se non stiamo parlando di Anubias, Cryptocorine o altre piante che stanno bene anche all'ombra? Una rota alla macrandra che vive in luce piena, ma quanti lumen ha? Esatto. Quindi io, quando voglio fare una vasca di piante rosse, piante esigenti, minimo da 50-60 lumen in su. Se invece ho bisogno di fare una pianta relativamente che abbia una buona crescita vegetale, ma che non devo fare cose galattiche, 20-30 lumen litro minimo. E CO2, attenzione, perché se non mettete la CO2 e mettete tanta luce, cosa succede? Le piante, quando riescono, con un grandissimo dispendio energetico, non tutte ci riescono, ma ci riescono per esempio la lebbigia, l'elodea,
la valisneria, cosa succede? Avviene la decalcificazione biogena, cioè in pratica cosa fa la pianta? Con l'energia luminosa, con la fortissima energia luminosa, riesce a scindere il KH, che quindi è calcio legato a carbonio, non faccio tanto chimica perché neanche io sono chimico, comunque calcio legato a carbonio, cosa fanno? Precipitare il calcio sulle foglie e trattengono il carbonio per fare la clorofilla. Scusate, non per fare la clorofilla, per fare il glucosio, perché la sintesi clorofilliana è la trasformazione di luce, CO2 e acqua in glucosio, che ricordiamo che è anche quello che ci mettono nelle vene quando ci fanno l'operazione, quindi è lo zucchero principe dell'alimentazione di tutti noi, ok? Detto ciò, è chiaro che se non c'è meno CO2 o una fonte di carbonio, la pianta, cioè non c'ha da mangiare, non c'ha carboidrati, è come se noi non avessimo la pasta asciutta, è un casino. E attenzione, anche i prodotti che dicono CO2 liquida, innanzitutto la CO2 liquida non esiste perché dovrebbe essere a 70 atmosfere e scoppieremo tutti quanti, ma è glutaraldeide, che è un disinfettante per gli ospedali. Messo in piccole dosi, è un precursore dell'assimilazione da parte delle piante dell'anidride carbonica. Ve la faccio semplice, chiaramente. Poi magari sentiamo alle bontà piuttosto che altri chimici che la danno più tecnica. Però di base non è CO2, ok? Aiuta le piante a assimilare CO2. Però se non avete un erogatore e ci avete 5-6 grammi di CO2 per litro in acqua, non è che sta roba fa i miracoli. Certo. La potete, nel caso, spruzzare su certe alghe che pare che le distrugga, le inceneri, comunque le bruci un po'. Però non è che quello fate, cioè non è che mettete la CO2 e non mettete la bombola. Certo, se mettete la glutaraldeide e avete pure la bombola di anidride carbonica, è chiaro che vi raddoppia l'effetto della CO2 libera in acqua, perché risparmia un passaggio alla pianta per la sua assimilazione. Ok? Detto questo, ho fatto anche un attimino di divagazione sulla CO2 liquida che viene tanto nominata oggi giorno. Benissimo. Io, Maurizio, mi sembra che non ci siano più domande. Vedo che i nostri amici connessi stanno diminuendo sempre un pochino di più perché, vabbè, ragazzi, quasi due ore di vista, dove la trovate? Esatto. Quindi andiamo. Io andrei all'ultimissima domanda arrivata ora, quindi impianti CO2 fatti in casa, bicarbonato e acido citrico. Questa è l'ultima, ragazzi, vi avverto, l'ultima domanda. Allora, io personalmente non li ho mai usati, quelli fatti in casa. Servono a far capire alle persone, quindi non do indicazioni perché non vorrei che poi esplode tutto e poi la gente mi insegue e si arrabbia con me. Io molto raramente, anzi, quasi mai, anzi mai, parlo di cose che non conosco. Detto ciò, serve a farci capire, okay, l'importanza della CO2 in vasca. Quindi, bene, se abbiamo voglia, seguendo le giuste istruzioni, a farci l'impianto di CO2, scusatemi, a farci la CO2 casalinga con carbonato, aceto citrico, chi mette zucchero, chi mette lievito, sono vari sistemi. Ma hanno un difetto, questi fatti in casa, che hanno dei picchi di emissione e dei cali repentini nell'emissione di CO2. Invece con la bombola abbiamo sempre un'emissione lineare, quindi una volta che noi impostiamo le nostre bolle, il nostro KH, eccetera, abbiamo sempre tutto regolare e quindi lineare senza avere oscillazioni, che non fanno mai bene le oscillazioni, in nessun caso. Okay? Benissimo, l'ultimissima, guarda, l'ultimissima perché Lorenzo Fabbri... tra parentesi, dopo Lorenzo Fabbri mi vuol far vedere la sua vasca, quindi forse questa diretta si prolungherà per le 10. Okay. Per gli scalari, ma sicuramente caracidi sudamericani secondo me sono il top fra quelli che consiglio di più per evitare magari problematiche di predazione. Allora, potrebbero stare anche con leone cardinali, ma per evitare spiacere di sorprese, io direi, se non sono troppo grossi scalari, le pipitelle, per esempio, i fessobri con bentosi, sono bellissimi, fessobri con rubrostigma, limo in causa a Colombia, altri caracidi, diciamo, dalle dimensioni relativamente grandine, o perlomeno magari piatti, forma piranha, quella roba lì, perché in quel modo attirano meno l'istinto di predazione degli scalari, perché a volte gli scalari neon non ne fanno proprio niente, altre volte purtroppo assistiamo sempre in base alla situazione di habitat, alimentazione, spazio e quant'altro,
a fenomeni di predazione. Quindi se noi abbiamo un pesce che è come un 2 euro, chiaramente lo scalare, vedendolo di fronte così, non gli viene il riflesso di dire forse mi entra in bocca, ok, fermo restando che sia una sgagnata, magari lo ammazza lo stesso, però chiaramente è meno propenso ad attaccare un fesso brico, un bentosi, piuttosto che neon. Anche perché neon cardinali e pesci simili, il neon rosso, il neon nero, eccetera, eccetera, in negozio arrivano che sono relativamente giovani, magari 2-3 centimetri, magari lo scalare adulto, un pesce da un paio di centimetri a forma affusolata, se lo scambia per il panino con l'hamburger, quindi è meglio magari evitare queste cose. Secondo me sono bellissimi, i fesso brico bentosi sono molto sottovalutati, molto belli, molto resistenti. I Megalopterus, che adesso hanno un altro nome, ma non mi ricordo quale, gli Sguaiglesi, tutte quelle forme appiattite di caracidi sudamericani, secondo me sono il top. Anche perché queste forme, cosa succede? Hanno la bocca rivolta verso l'alto, quindi vanno a mangiare al 90% dei casi il cibo che c'è nella superficie o che è in superficie, lasciando eventualmente agli scalari anche un po' di cibo sul fondo o i Corydoras. Anche ottimi, ottimi compagni per gli scalari Corydoras. Gli scalari, mi raccomando, 100 litri piccola e mai meno di 6. Ok? Ok, perfetto. È arrivato ora alle bontà, ma alle bontà cosa ci fai? Raccontami un po' alle bontà. Ale, qua abbiamo già finito. Oh! È dalle 4 che siamo online. Cosa vieni ora? Ciao Ale. Ciao Ale, no, a parte tutto, devo ringraziarlo perché se non me l'avesse detto lui non ti avrei mai conosciuto, probabilmente. Quindi grazie Ale, tantissimo. Fly master. Grazie. Ciao Sugar Mosche. No, Ale è un amico, ci confrontiamo sempre, quindi è importante anche avere degli interlocutori, diciamo, con cui magari puoi scambiare opinioni e cose così, perché comunque c'è sempre da imparare, quindi veramente, insomma, sono contento, ma ti dico anche altri nomi, molto a parte Beppe, Peribetta, Ale. Ad esempio, Marco Corradi è molto bravo con gli Andre, con i Wingay, ha un suo gruppo su Facebook. Anche Davide Nieddu con i Corydoras è molto, 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 molto bravo. Devo essere sincero, mette sempre fuori, vengo fuori i Corydoras veramente dai muri anche a lui. Per cui sono tutti magari personaggi che potrebbero essere di interesse nello specifico per Certo. andare a fare una tua trasmissione magari su un argomento ben definito. Io sono un po' più, tra virgolette, generalista, un po' più specifico per i RAM e magari per i neon. E niente, insomma, questo è quanto. Benissimo, Maurizio, io ti ringrazio veramente Grazie tanto a te, per Gwenda. questa ora e mezzo, barra ora e 40 di Beh, su quel che informazioni. l'è. Veramente a top, con tanta competenza, tanta professionalità, che poi è la cosa che più mi fa piacere, come ho detto già Bene. in apertura video, è una cosa che a Bene, me bene, bene. fa un sacco piacere. Quindi ti ringrazio tantissimo per essere stato con Sono noi e contento, per tutto. saluto tutti, vi aspetto su Zio Pesce, sia su YouTube che sul mio blog su internet. Dato, quindi Ringrazio andate Gwenda, ringrazio tutti e buona giornata a questo punto, ok? a seguire. Grazie. Andate a seguire Maurizio sia su Instagram, su YouTube, che ha messo canali ovunque, quindi come fa tutto il Sono Maurizio come il Vendramini, prezzemolo. oppure come Zio Pesce Blog, Sembra, quindi esatto. trovate tutto. E Ok. niente, ti ringraziamo ancora, speriamo di risentirci presto, magari si fa una seconda puntata. Viel Vediamo. Grüße aus Deutschland. Tschüss. Ci Non ha la salutato stiro la Germania. Io mi proprio sono permesso filo. di salutare anche il tedesco, il poco di tedesco che conosco, insomma. Vabbè. Grazie mille, Va bene, grazie a Maurizio. tutti. Ciao. Ciao Ciao ciao. Gwenda. Ciao ciao. Ciao, grazie.